I seni nasali sono liberi. Ora gli antibiotici dovrebbero fare effetto. Perché mi hai perdonato? Insomma, mi fa piacere e te ne sono grato, ma sono confuso. Sei stata più dura col paziente che con me. Beh, la differenza tra te e il paziente è che tu provi vergogna, ti senti in colpa. Per questo so che ne verremo fuori. Lo stomaco. Mi fa molto male. Ho un'epatite. Il fegato è quasi andato e l'addome è pieno di ascite, perciò... Non può essere il meningococco. Anche se uno finisce le frasi dell'altro, non vi illudete di essere un pacchetto diagnostico tutto compreso. Il fegato del paziente non funziona. Non c'è tempo per le tue scommesse sul team. A volte tu hai tutto orto. Una malattia genetica che ci è sfuggita sulla sua storia familiare? Impossibile, immacolata. Da bambino per un colpo di tosse lo portavano dal dottore. Potrebbe essere un tumore di Klatskin? Non c'è ittero e non avrebbe effetti sugli occhi. Se i canalicoli biliari sono infiammati e colangite sclerosante. Non produce fattori della coagulazione e causa microemorragie. Basta, basta! Smettete di sparare su 13 e Taub. Quadra tutto. Preparate il paziente per una CPR, controllate la via biliare e ditegli di cercarsi un donatore. Dottor Chase, tocca a te. Cosa ti ha detto? Mi ha perdonato perché mi sento in colpa. Può anche essere. Ora ti aspetti che ti chieda che cosa intendi con può anche. Solo se ti interessa. Soltanto se hai dubbi sulla sua risposta. Lei crede che tu non abbia motivo di sentirti in colpa perché non hai ammazzato nessuno. L'ho fatto io. In colpa me per l'omicidio di Dybala, non te. Tu hai seguito a malapena il caso e lei lo sa. Ho creato il clima avvelenato che ti ha portato ad ammazzarlo. Ti sbagli. Bella controargomentazione. Perché fai così? Perché vuoi rovinare tutto? Hai usato il tempo sbagliato. È già tutto rovinato. Per questo non solo vuoi lavorare per me, ne hai bisogno. Per Cameron, tu sei la mia marionetta personale. Se non resti, non potrai mai provare che non lo sei. Devo andare.